all'avvio di questa stagione, una statistica che invece vedeva sempre vittoriose le squadre di casa, con ora Dunston a fare sportellate, poi ottimo il giro sul perno e va a realizzare Dunston, quinto punto di Varese per lui, secondo di squadra anche per Brindisi. Quando siamo al terzo di gioco, ora Dunston a fare sportellate con Jerome Grant, e poi arriva il fallo da parte della difesa. Segna Shakota di andare via, vediamo chiari segni da parte di Dunston, che ora riceve la palla, post basso contro Grant, palleggio d'incrocio, appoggio al tabellone, errore. Poi cambia completamente lato con Banks che trova la palla, serve subito dentro Dunston, chiude il palleggio, cerca di trovare il fallo del difensore, non arriva nulla. Guardate un po' tutte entrambe le squadre, un altro flash pivot, vediamo, Dunston va fino in fondo. Dunston che praticamente in 8 minuti riceve adesso per la prima volta il primo pallone della sua partita. Compagni correndo in contropiede e qualche volta giocando uno contro uno con una tecnica molto migliorata. Qui viceversa è entrato De Liegro e subito Dunston lo va a tagliare. Facendo al meglio, ribadiamo, Varese uno dei segreti è la crescita dell'ottavo nono uomo dall'ultimo turno, quello precedente a questo. Dunston va da destra verso sinistra ma appoggia comunque con la... Può davvero dare un'impronta forse decisiva alla partita. Dunston prova a prendere posizione profonda, Isley va giù, ma per gli arbitri non c'è assolutamente niente. In classifica, in banco per riaprire definitivamente un campionato. Dunston in avvicinamento prova ad andare di fisico contro Vanuzzo, Polonara. E di fatto ha contribuito a riportare la Chebolletta sulla retta via contro il Brindisi una settimana fa. Shakota va a rimorchio due volte, la palla alla fine entra. Ad attaccare Tabu, aggira tutta la linea di fondo, circumnaviga l'area ma non chiude mai il palleggio, lo fa soltanto adesso. Mancano 8 secondi alla fine dell'azione. Dunston, che è solo a metà di quello che dice normalmente la sua media in questo campionato, ovvero 6. Dunston attacca ancora Cousin, bel duello, nonostante Brooks arrivi da dietro con tutta l'intenzione di dargli un segno di grande, come dicevi, atletismo. Ora vediamo spalle canestro come la gestirà Dunston. Qui c'è probabilmente un passo di partenza contro Tyus, duello che si tira da 3 di Hairston. Prima di questa partita era 8 su 34 dall'arco. Malik Hairston ha cominciato invece questa sera 3 minuti e 35 secondi da giocare con Dunston che cerca di prendere posizione vicino al ferro contro Chiotti, cerca di approfittarne il giocatore americano dell'assenza di Borussia. La circostanza, l'ex Montepaschi aveva ragione. Ora Dunston contro Chiotti, ancora la possibilità di usare il fisico e di avvicinarsi al ferro per inseguire. Esce Banks, che forse è stata fino ad ora la guardia che ha più deluso. Intanto ancora Benjamin Pixi allarga in modo da servire Dunston nell'angolo. Dunston che si mette, si propone, spalle a canestro e ha la meglio su Ortner. È attaccato Cavarese di liberare un tiratore, Dunston invece prova a far saltare Ortner e poi attacca il canestro, la schiacciata in questo caso che inizia in maniera decisamente più convenzionale. Green che prova il giro in palleggio, poi preferisce scaricare il triangolo che si chiude con Brian Dunston che resiste al contatto e mette fermato l'infrazione. Mike Green da questa parte prova ad andare via Dunston ad Edze, si rinnova il duello, Dunston questa volta fa saltare Edze. Di turno, ricordiamo che Kangur prima di arrivare a Siena ha giocato due stagioni proprio a Varese. Giocatore che quando Siena vince un piccolo contributo realizzativo fino a questo momento per lui. Primi minuti intanto sul parquet anche per Victor Sanichidze, ancora una volta la difesa di Lechthaler su Dunston e l'ultimo tocco è proprio del giocatore di New York. Che istante fa inquadrato, sbaglia raramente. Ed ecco le cifre sue questa sera, sempre segnato da 3, 3 su 4. Mano caldissima per Christian Kangur che qui difende correttamente. Basso a quota 11, 3,47 alla fine del primo periodo. Dunston in post basso contro Angelo Gigli. Fuori per May Green che però non vuole un altro tiro da tre punti. Si ritorna da Dunston. Gigli più di così non poteva fare. Gli ha messo la mano in faccia.